le 9:40, le 10:20. Ho già messo a posto un po' casa, sono lavata, mi sono truccata, mi sono preparata e adesso mi faccio il bel caffettino. Qua c'è il mio topolino, che secondo me è in fase di ninna. E niente, dopo devo mettere a posto tutto questo casino. Non so se avete un bimbo, ma se anche vostro figlio fa casino così, ditemelo, così sono più sollevata. E niente, qua spegniamo la luce. Spegni la luce, tanto. Spegni la luce. Forte. In mezzo. Dai. Ok. Allora, devo mettere a posto ancora della roba qua in camera. Fuori c'è una bellissima giornata, si vede poco. Proprio bella, bella, bella. Mi sono munita di bastone perché mi fa veramente tanto male il braccio. In teoria anche questo braccio, perché c'è il braccio lui, però non so perché mi fa male così tanto sto braccio. Qua c'ho delle cosine per fare un video. Adesso registro il video dei Funko Pop. Allora, a proposito di Funko Pop, come si chiama? Funko Pop, non Funko Pop, Funko Pop. Beh, allora, preciso una cosa. Io li tengo fuori dalla scatola. So che non si dovrebbe, so che sono una brutta persona, so che mi ucciderete, ma io li tengo fuori dalla scatola per questione di spazio. Li tengo bene, li tengo tutti comunque nella mensole, non li tengo buttati dentro così, dentro un cestone, dentro qualcosa, no. Li tengo proprio nella sua mensolina. Non ne ho tantissimi, ne ho visti alcuni belli che mi piacerebbe prendere. Tipo, ho visto Johnny di Dirty Dancing. Ho visto quelli di Grease, Titanic, Jack, Rose. Mi piacerebbe prenderli. E alcuni anche della Disney. Tipo Simba, c'è Mufasa, c'è Zazu, c'è Nala, c'è Scar, Timon, Pumba. Mi piacerebbe prendere quelli perché mi piacciono. Già uno di Simba ce l'ho. Voi lo vedrete nei video dei Funko. E niente, adesso caffettino. Vieni con la mamma a fare caffè. Sì, e fai ciao. È sporco di pittura. Fai ciao, di ciao. No, io, no, non ve lo dice ciao. Andiamo a fare il caffè. Vediamo, eh. Lo fai te il caffè? Lo fai te? No, come no? Allora, ti metto qua. Aspettate. Allora, questo lo tiriamo via, lo mettiamo qua. Vi giro. Allora, tazzina. Usiamo quella? Sì, prendila. Vai, tira via un po' il ciuccio. Dai, vai, vai, non aver paura, c'è la mamma, non cadi. Schiaccia. Serve aria. Non si vede niente, accendiamo le luci. Ecco, non si vede niente lo stesso. Diranno, che cavolo fa questa? È pronto il caffè, la mamma? Sì. Chi l'ha fatto il caffè? Chicco. Allo zucchero. Aspetta, Fede, vieni in braccio. Sì, adesso, aspetta, amore, lo rovesci. Allora, Fede, sai che tu non lo puoi girare perché rovesci tutto, eh? Vieni, dai. Vuoi farne un altro? E per chi? Mamma. Ma me l'hai già fatto, ma.
Dai, vieni giù. No. Ne facciamo un altro dopo. Va bene? No. Niente, adesso metto via queste cose qua. Ti facciamo un video prima, un video di una settimana, se riesco, con i miei, sempre, con mio amoroso. Ieri sera ho montato il vlog di lunedì, oggi è mercoledì. No, martedì non ho vloggato perché ho avuto, non sono riuscita, insomma. E quindi ho saltato un giorno. Però, no, cioè, la mia giornata, ragazzi, non è tanto. Cioè, adesso che inizia a far bel tempo, domani voglio andare a fare un giro al mercato. Qua c'è il mercato dove abito io, c'è il mercato, quindi voglio andare a fare un giro al mercato. Però non è che io la mattina mi alzo e alle 7 mi preparo, vado a fare un giro. No, io mi alzo quando si sveglia lui, che lui di solito stamattina si è svegliato abbastanza presto, tipo alle 8:15. Però di solito gli altri giorni si sveglia alle 10, 10 e mezza, è bravo, e va a letto a mezzanotte, quindi dorme tanto. E a volte veramente faccio fatica anche a svegliarlo, perché poi a un certo orario, 10, 10 e un quarto, lo voglio svegliare, perché sennò cioè, al pomeriggio poi non dorme, poi la sera è un po' così, un po' noioso, perché comunque ha sonno ma non riesce ad addormentarsi, è vero? No. No, 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 è vero. Ieri ha fatto così. Ieri si è svegliato alle quasi le 11, quindi si è svegliato tardi. E al pomeriggio non ha dormito. O ha dormito, un pochino ha dormito, un'oretta ha dormito al pomeriggio, proprio perché io mi sono sdraiata e ho chiuso gli occhi. E lui quando vede che stai dormendo, chiude gli occhi anche lui, quindi si riesce a addormentare, però dorme un'oretta. Poi si è svegliato. Si è svegliato prima che io andassi a lavorare e poi non ha più dormito. Il pomeriggio non ha dormito e alla sera era noioso. C'è ancora il Lego lì da fare, lo dovrei fare, dovrei fare. Allora, questo video qua, il video del Lego nell'altro canale, ve lo ricordo, i giochi di fede si chiama. Lo vedete perché ci sono tanti canali che si chiamano i giochi di fede. Il mio è i giochi di fede, lo vedete perché c'è un orsetto tipo Teddy con i palloncini. Non so se riesco a mettervelo nell'altro vlog, cioè non, fino adesso non sono riuscita perché non mi fa. C'è già il video di lunedì del vlog, però non mi fa mettere alla fine le schede. Tempo fa ci riuscivo che potevo mettere anche un altro canale, c'è il mio, poi un altro canale per andarne, insomma, per cliccare e andare a vedere l'altro canale. Ma YouTube non so perché, quando vai nell'editor. Praticamente non ti fa fare questa opzione, ti dà le sue schermate dei video che vuoi mettere alla fine e iscriviti nel tuo canale, ma non ti fa vedere più nient'altro, non so perché. Dimmi, vuoi l'acqua? Vai a prendere l'acqua, vieni. Ma perché? Vacci tu a prendere l'acqua. Perché no? Vai a prendere l'acqua a te? Perché ci devo andare io? No. Vieni a prendere l'acqua, vieni. Dopo prenderò il caffè, prenderò freddo. Forza. Oh, signore. Allora, e quindi vi stavo dicendo, non so se riesco a mettere quello, insomma, del suo canale, il logo del suo canale. Vi dico che. Sì, i giochi di fede con c'è cioè un orsetto con i palloncini. E niente, poi ho da fare degli altri video. Piano piano li faremo tutti. Dimmi, dov'è l'acqua? Dove l'hai persa? Andiamo a vedere in camera dalla mamma, vieni. E niente, adesso prendo il mio caffettino che sarà già freddo. Vado alla mia postazione dei trucchi. Dei trucchi dove metto tutti i trucchi più questo qua, questo cassettone qua. Poi ve lo farò vedere. Perché adesso mi devo organizzare un po' perché c'è veramente troppi video da fare. E niente, adesso vado a fare il video di Franco e ci vediamo più tardi. Ciao a tutti! Allora,
Oggi mi sono fermata stamattina mentre dicevo che facevo il video dei Funko Pop. Dovevo fare il video dei Funko Pop. Scusate l'inquadratura, ma sono in macchina. Sto andando a casa. Sono le 7:37. E niente, stavo dicendo, oggi non sono riuscita a fare niente perché mio figlio, praticamente quando ho staccato con il vlog stamattina, ha iniziato a stare male, non capisco il perché, cioè non capisco il perché, praticamente ha preso il virus, però da un momento all'altro, insomma, non capisco perché, insomma, da un momento all'altro. E niente, adesso sto andando a casa, vado a fare da mangiare. Farò un pochino di riso perché lui può mangiare solo del riso. La pediatra mi ha detto che può mangiare solo del riso. E niente, vado a casa. Poverino. Solo che quando sono piccoli così non capisci. Non capisci. Lui ti dice, mio figlio, fortunatamente ti dice quando sta male perché ti dice mamma. E poi si mette a piangere e ti indica dove va male. Però, ragazzi, è dura. Quando sono piccoli così, capire cosa hanno, se stanno male, cosa c'hanno, è dura. Niente. Stasera spero di fare il video dei Funko Pop. Ne ho un po', quindi vediamo se lo fa divido in due parti o se comunque ne farò tutto unico. E niente, spero che il telefono non si muove, ma come detto si muove. Devo prendere quei bagagli da attaccare alla macchina, perché sennò c'ho il telefono che va avanti e indietro. Quindi mi munirò anche di quello. Niente ragazzi, ci vediamo dopo quando vi darò buonanotte e vi dico se sono riuscita a registrare il video. A dopo! Sera, ormai buonanotte, sono le quasi, è quasi mezzanotte, quindi è tardi. Ho appena finito di mettere a posto un po' qua i giochi di mio figlio, un po' la cucina. Fede adesso sta un po' meglio. Abbiamo dato le gocce per bloccare un po' il mal di pancia che aveva. E niente, adesso vado a Nina, veramente volevo vedere un film, però non lo so perché su Sky, su Sky non c'è mai niente, non, di nuovo sono sempre le solite cose, film vecchi del 1952. Stitch, c'è Stitch, il termometro. E niente, mi guarderò un pochino di film. Ho appena finito di fare il video di Funko Pop. Mi sono messa a pigiama, dopo mi vado a struccare, mi lavo i denti e vado a Nina con il bimbo. Dopo film, dai, un pezzettino di film ci sta. E niente, ci vediamo domani. Buonanotte. Un baciottolo e alla prossima!